Cari amiche ed amici, sono estremamente rattristato da quello che ho saputo questa mattina, cioè del terremoto nel centro Italia. Veramente una notizia così tremenda, non mi sarei mai aspettato di riascoltarla, anche se lo sapevo che eventi del genere sarebbero stati sempre più frequenti. Soprattutto inondazioni, incendi. E l'Italia è un paese a forte rischio sismico, che si ripetono con frequenza questi sciami sismici. E questa mattina dicevo come fosse a rischio, come continua a essere a rischio Roma, non solo della mafia capitale, non solo dell'immigrazione illegale o abusiva, non solo dei rifiuti, non solo della politica, dei clandestini, del terrorismo, ma anche ci si potrebbe mettere un grosso terremoto a fare cadere tutto giù. Allora, vabbè, che ci manca dopo? Degli uragani, l'invasione alienigena, vabbè, sono sgomento, senza parole. Sono così senza parole che, scusate, ho tralasciato di salutarvi. Care amiche ed amici che mi seguite. Però è così. Poi speriamo che non si ripeta tutto come è successo con il terremoto dell'Abruzzo del 2009, 7 anni fa. Che non si ripetano i disastri della corruzione, delle tangenti e degli appalti truccati, dei container, delle case precarie che hanno costruito e che in questi ultimi 7 anni, da quando è successo il terremoto, in pratica sono già inabitabili le case precarie che hanno fatto, non hanno costruito il centro storico. Poi molti che hanno accusato Berlusconi e il suo governo di essere corrotto facevano parte del centro-sinistra e anche loro ci hanno mangiato sul terremoto dell'Aquila. Quindi speriamo che adesso, con questo orribile terremoto nel centro Italia, non ci mangino anche sopra, anche questa volta. E che veramente, se bisogna fare degli sforzi per ricostruire il paese e per finire di ricostruire l'Aquila, oltre per cominciare a ricostruire quello che si è distrutto adesso in questo terremoto, che non siano tutti noi cittadini normali a pagare il grosso prezzo, ma che i politici facciano il loro sforzo e che donino volontariamente gli onorevoli che lavorano ad honorem, per onore, gratuitamente, per ricevere onore, non soldi, e che loro non hanno di diritti, se non hanno privilegi, che donino volontariamente parte delle loro diete, delle loro ricompense, come fanno quelli del Movimento 5 Stelle ai disastrati, perché possano ricostruirsi la casa. D'altra parte, abbiamo senatori e deputati che ricevono anche la bellezza di la modica quantità di 15.000-30.000 euro al mese, più altri stipendi, pensioni, eccetera, e che quindi che donino parte dei loro soldi per ricostruire il paese. Chissà quante Italie si ricostruirebbero. Io spero soltanto che dopo non si scopra che ci sono stati degli scandali e delle speculazioni su tutto questo, perché sarebbe molto triste. Comunque è possibile che vada a finire così. Adesso vi lascio, care amiche ed amici, e alla prossima farò un altro video. Grazie di seguirmi. Ciao e arrivederci dal vostro Sant'Egidio.